pensato di costruire questa serata. A me è stato dato un compito non facile. Il nostro compito, di noi tre che siamo dietro questo tavolo, non è facile, perché si tratta di condensare in tempi umanamente sopportabili una massa di informazioni e di, non solo di informazioni secondo me, anche proprio di sentimenti, di pensieri che forse avrebbero bisogno di molto di più, anzi sicuramente hanno bisogno di molto di più, molto più tempo. E quindi a me è stato dato il compito di coordinare, nel senso di provare a trovare una, come dire, una chiave per seguire una strada, una mappa, per seguire una strada, come dire, sopportabile, proprio dal punto di vista della massa di informazioni. Per questa ragione, d'accordo con Matteo ed Eric, abbiamo pensato di seguire una strada che forse è ancora più difficile, ma che è quella di proprio provare a fare una sintesi, tra l'altro, tra due periodi e due storie molto diverse, anche non esattamente coincidenti dal punto di vista cronologico, e quindi cercando di fare un parallelo. Alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di quelli che, se dovessimo prenderci molto sul serio, potremmo chiamare i paradigmi della violenza fascista e della violenza razzista. Allora, l'idea è proprio quella di provare a vedere con un esperto di storia dell'impero, dell'occupazione dell'Africa orientale italiana, e dall'altra parte con un esperto dell'occupazione dei Balcani e di tutto quello che è seguito durante la Seconda Guerra Mondiale, provare a vedere quali sono gli elementi comuni e anche le diversità, evidentemente. Non è facile, non sarà facile, perché, ripeto, ci sono molti elementi da cui non si può e non si deve prescindere. Io faccio appello alla comprensione dei nostri due amici, proprio per provare a trovare una serie di elementi di sintesi che ci facciano anche crescere in consapevolezza, mi viene da dire, prima di tutto. Immagino che Matteo Domignoni e Enrico Betti non vi siano sconosciuti, però mi sembra giusto fare un breve riassunto anche per come dire, rendere noto, appunto, che non abbiamo preso due persone semplicemente disponibili, ma abbiamo davvero due studiosi di primissima importanza. In ordine alfabetico, ma anche cronologico, visto che Matteo si è occupato di cose leggermente anteriori, tra le tante ricerche che Matteo ha svolto, mi piace ricordare la biografia di Pier Amato Perretta, a cui l'Istituto di Storia Contemporanea è dedicato, istituto di cui mi onoro di essere vicepresidente, anzi vi porto, come dire, i saluti dell'istituto. Ha pubblicato tutta una serie di libri proprio sull'impero fascista, lo sfascio dell'impero, un diario di un prigioniero che si titola appunto Prigioniero d'Africa, Carlo Diotti, pure pubblicato dall'istituto, un altro documento d'epoca curato da Matteo e Plotone Chimico, e poi l'ultimo, credo che sia l'ultimo libro, sui prigionieri di Menelik, quindi affrontando anche la realtà, come dire, l'altra faccia della medaglia dell'aggressione italiana in Africa orientale, che sono appunto gli italiani, i combattenti italiani prigionieri degli etiopi.
Enrico Betti ha altrettanta competenza e altrettante pubblicazioni nella sua storia, ne ricordo alcuni, L'occupazione allegra, Italiani in Jugoslavia, lo ricordo soprattutto perché l'avevamo presentato a Como all'epoca della sua comparsa, ed è il libro a cui devo, per cui devo la conoscenza di Eric, e quindi mi è particolarmente gradito ricordarlo. La resistenza dimenticata, partigiani italiani in Montenegro, poi quello che forse è il suo libro più famoso, anche uno dei più recenti, ma prima parlavamo di, ci raccontava che sta lavorando su altro, e allora Le foibe, appunto dedicato a un tema fondamentale che affronteremo ma non come elemento centrale questa sera, La lunga liberazione, che è un lavoro a cura di Enrico Betti, di molti autori, se non ricordo male uno di questi autori è anche Matteo, quindi c'è un punto di incontro, e poi ancora Alleati del nemico. Ecco, questo per dire che appunto c'è alle spalle di quello che riusciremo a dire stasera, che riusciranno a dire perché poi io avrò una funzione molto limitata ovviamente, c'è una ricerca, c'è un lavoro davvero ormai pluridecennale, nonostante che siano all'aspetto ancora abbastanza giovani, diciamo così. Cominciamo quindi da quel tema che ponevo all'inizio, e cioè quali sono le caratteristiche, diciamo così, costitutive della, da una parte dell'occupazione dell'Africa orientale italiana, e poi vedremo anche dei Balcani. C'è un paradigma proprio di violenza fascista, di violenza razzista? Grazie Fabio, ringrazio